giro, oggi siamo a Salerno, trasferimento verso Catania. Oh, che giornata, solo guidato praticamente, preso acqua, per fortuna ero in macchina. 54 minuti, un po' di coda qui a Catania e poi saremo ad Avola in partenza, targa montata, pass ce l'ho da qualche parte e si plana. Cacchio, mi sono perso il momento dei 5.000 km in 2 settimane. Bene così, si punta agli 8.000. Ciao amici di Outdoor, benvenuti in un nuovo video. Vi parlo qui dalla mia macchina al Giro d'Italia 2022, macchina dove ho speso la maggior parte del tempo, perché oggi cercherò di spiegarvi cosa vuol dire lavorare al Giro d'Italia e quali sono le cose che di solito si fanno. Allora, questo si trova anche online, è il Garibaldi, non so onestamente perché si chiama così, ed è un libro che racchiude le planimetrie, poi ci sono le cronotabelle, e i villaggi di partenza o di arrivo, i dettagli delle salite, il libro che usano anche i corridori. Questo libro è fondamentale perché tramite questo libro, ogni volta che c'è una tappa sapete qual è il PPO, che è il punto da cui bisogna arrivare nelle città o insomma nei paesi dove c'è la tappa, perché poi venite condotti, cioè è il punto da cui bisogna passare obbligatoriamente, perché è poi il modo migliore per essere già direzionati verso i parcheggi. Vedete qui QR code, qui QR code, quindi voi salite in macchina, puntate il QR code e si va. Garibaldi, oggetto fondamentale, non credo che esista una macchina del Giro d'Italia che non ce l'ha di solito nella tasca della portiera, perché è molto molto comodo. E so pelato ti va bene, e so grasso ti va bene. Aspetta, ti faccio una foto. Eccoci qua! Cosa stai facendo? Documentario Outdoor 360? Sì, una giornata con lo svato. Questa alle 2 si spegne, basta, dopo le 2 non si mangia più. Perché dopo c'è ciclismo, c'è il DS che si pianta. Se arriva il DS. Il DS dalle 2 alle 4 lavorerà e poi basta. Poi c'è il Bro, c'è il Kaiser, c'è il Puerto Rotticino, c'è il Maxi, c'è il Rubio, la finanza che va via. Nel tocco. Oh, Marsivalo col parca. Oh, ma che cazzo fate, figlio? Ma puttana, non ti fai salire. Non ti fai salire. Ti pare che vengo a salire. Vai, vai, plana, punta giù, punta giù. Vai. Sì, comunque. Ciao, Jesse, ciao. Ma tu non hai fatto salire il cane. Andiamo in fatta, andiamo in fatta. I demoni sono sconfitti. Mancano 3 chilometri e sei a tutta e devi solo planare. Vai. Ecco il Kaiser con le Salomon! Questa volta non ha le Clarks! Gliel'ho detto ieri, ma dove sono le Clarks? Vogliamo solo i telai! E basta! Oh, sto parca! Madonna, fate paura! Vai così! Sì. Mala panna! No, allora! Marca, gli ho portato ogni cosa, gli ho portato. Ale, ale, ale. Dai, dai, dai. Ma è fatta. Dai, dai. Madonna, motore. Allora, secondo il microfono, dai. Loris, vieni qui per cortesia. Che se no dicono che sei panno. Venite, venite. Dov'è il Peter? Il Peter, dov'è?
No, non lui, l'altro. Dov'è il Pietro? Dai, dai. Vabbè, adesso taglieremo una torta e dopo intensificheremo il nostro livello di ormoni al 1000 per 1000 al passaggio dei pornottori. Quindi ora si taglierà la torta. La torta. No salt, no life. Mangini. New York. Americano. Bene. Adesso tagliala tu che la fai in più. Fino a Verona e poi domani ultimo. Mamma mia, incredibile. Queste giornate qui sono proprio, non lo so, è bellissimo il ciclismo, ma vederlo così dalla strada è proprio l'essenza di questo sport qua. Incredibile, giornata assurda.